Ah, ciao ragazzi, benvenuti al corso di armonia applicata. L'ho chiamato applicata perché appunto ogni argomento che affronteremo in questo corso sarà finalizzato a mettere in pratica tutti gli argomenti, quindi a creare qualcosa di nostro e ad avere una maggior libertà di improvvisazione, di utilizzo di tutti gli elementi in tutti i generi musicali e una consapevolezza maggiore di quello che stiamo facendo anche quando suoniamo brani di altri, quindi con un approccio molto più musicale, molto più avanzato. Partiamo dal semplice: il primo argomento che in genere si spiega in armonia sono gli intervalli che potete trovare nelle mie lezioni gratuite su YouTube, capitolo intervalli, e quindi col PDF e tutto spiegato. Già in precedenza, mentre oggi vorrei come primo argomento parlare delle triadi maggiori e tralascio un attimo la spiegazione teorica perché altrimenti i video diventano troppo lunghi, tanto vi metto tutto nei vari PDF, tutti compresi appunto questo corso, e vado quindi a farvi vedere qual è il mio approccio per lo studio delle triadi. Oggi si parla solo di triadi maggiori, quindi tonica. C'è un esempio in Fa. Fa la tonica, terza maggiore La, la quinta di Do. Come lo studio io questa triade? Mettiamo che l'ottava Fa. Mi faccio tre posizioni, tre diteggiature, che io le chiamo con il nome del dito di partenza, quindi la diteggiatura del dito medio, ad esempio, o secondo dito. Quella del mignolo o quarto dito, il cambio, diciamo, zona della tastiera, ma le note sono le stesse. E l'ultima, quella del primo dito dell'indice, la quinta e l'ottava prenderle sia con l'indice col medio, vedete voi quale vi torna meglio. Il primo passo, il primo esercizio, quindi dopo aver appunto suonato un po' le triadi, per ora posizione fondamentale, tranquilli, molto semplicemente vado a farmi un po' di esercizi mixando queste varie diteggiature, appunto. Il risultato sarà che suonerò più o meno in tutta la tastiera e quindi avrò una maggior libertà di espressione e una maggior conoscenza del nostro strumento. Quindi possiamo innanzitutto fare la triade su due ottave e non su una. Ora, partendo dal Fa, probabilmente conviene partire da una posizione con l'indice, col primo dito. E arrivo all'ottava, Fa, a due ottave, quindi scusate, a Fa due ottave sopra. Posso arrivarci così, così, così. Tutti i modi possibili, quindi perché mixo appunto queste varie diteggiature? Andiamo a vedere un esercizio molto utile, quello di suonare anche a tempo con un metronomo. Ora non lo metto per velocizzare un po' le cose, ma ad esempio una nota per quarto o ad ottavi o terzine, come vi pare, suonando in continuazione tutte le note di per ora di Fa maggiore. Quindi un accordo solo, variando la disposizione, le ottave e quant'altro. Vediamo che succede. Quindi mettiamo che un metronomo sia ti. Thank you.
eccetera, eccetera. E il passettino successivo è quello di, una volta che avete studiato, ad esempio, che ne so, una settimana, 2, 3 mesi, 6 anni in fa, ad esempio, passare un'altra tonalità, quindi si maggiore, prima mi viene in mente. Posso partire, ad esempio, da una nota più grave, non dalla tonica, ma dalla quinta, fa diesis. Oppure suonarle tutte, c'è un famoso esercizio che di base sarebbe questo, partendo dal Mi maggiore. Fa diesis e arrivare in fondo, praticamente suonando tutte le triadi a 2 ottave per semitoni, quindi faccio Mi, poi Fa diesis o Sol bemolle, Sol, La bemolle, eccetera, eccetera. Questo esercizio si può, come tutti gli esercizi, ci si può prendere spunto per crearne dei nostri. Ad esempio, posso fare tutte discendenti partendo ad esempio da Re, scendendo poi Re bemolle, oppure farne una ascendente, una discendente. Oppure posso variare la ritmica, fanno le terzine. Quindi inventatevi, divertitevi, perché alla fine sono esercizi, ma con un po' di creatività diventano anche abbastanza, diciamo, carini da fare. E andiamo a sentire con un tappeto su un accordo solo per ora. Quindi facciamo le cose in ordine, graduali, rimaniamo sul semplice. Un tappeto di pad con una batteria, molto semplice. Il pad ci tiene, faccio in Mi, maggiore, semplicissimo a triade, quindi senza altre note ulteriori. Mi, Sol diesis, Mi. E andiamo a vedere come, questa volta, esercitarsi con appunto un supporto armonico. Questa è la base, molto molto semplice. E posso fare quell'esercizio che vi ho fatto vedere prima, stavolta con un ritmo sotto e appunto un supporto armonico. A variare un po' la ritmica. Iniziare anche a provare piano piano, con frasi molto semplici all'inizio, anche se viene qualcosa di, al vostro orecchio, orribile. Non è mai niente orribile nella musica, solo il metal. Scherzo. Provate a fare le linee molto semplici, usando sempre solo le note della triade. Un esercizio che sarebbe
sarebbe molto molto carino da fare è quello di cantarsi delle piccole melodie in testa e poi suonarle. Io premetto che sono stonato come, non come una campana, ma come peggio, però proviamo a qualcosa insieme. Udubura. Ogni nota che caratteristica ha, quindi ogni intervallo, e riesco più o meno a crearmi delle piccole frasi in testa per suonare. Riproviamo. Anche a cambiare dinamica, quindi a variare il volume delle vostre linee. Sono tutto pari, ragazzi, la musica diventa noiosa. Sentite il volume come si fa con le mani, ci mette con la mano destra. Posso passare da un volume quasi impercettibile. Ah, quasi la distorsione. Ognuno ovviamente ha il proprio tocco, però potete usare il palm muting. Ora fermiamoci qui, che comunque sono già tanti argomenti, uno, ma tanti elementi che abbiamo inserito, quindi vi faccio un riassunto ovviamente nel PDF. Cercate come sempre, come dico sempre, di studiare in tutte le tonalità. Questo è fondamentale se il vostro desiderio è quello di fare dei passi avanti musicalmente e essere in grado di suonare praticamente tutto con cognizione di quello che fate, dovete un po', come in tutte le cose, dovete perderci tempo, passarci ore, giorni, settimane, mesi, anni, e non si finirà mai, però vi assicuro che il modo giusto per diciamo avanzare il proprio livello, ricordatevi che la musica non è mai una competizione. A volte purtroppo leggo o assisto a scene, diciamo non molto belle, ma questa è un'altra storia, perché c'è chi la vive come una gara, ma non c'è mai un vincitore, un perdente in musica. Il vincitore è solo quello che sa trasmettere qualcosa, che poi può piacere o no, ma la musica è talmente soggettiva che, appunto, se vedete uno che vi sembra più bravo di voi, fategli un applauso e cercate di guardare, di capire cosa fa, magari, e prendere spunto, perché prendere spunto non è copiare. Non è fare qualcosa di male, ma è semplicemente fare esattamente come hanno fatto tutti i musicisti del mondo, che hanno a loro volta preso da chi era prima di loro.
Detto questo, io vi aspetto al prossimo argomento, diciamo, al prossimo modulo, dove si parlerà delle triadi minori. Quindi, al prossimo video e grazie per aver preso il corso.